Eccoci tornati in diretta con Spunti e Spuntini. Adesso è il momento della nostra rubrica I tre libri della settimana. Come vedete dal nostro studio ci ha raggiunto Gabriele Grazie, quindi per i nostri telespettatori è sinonimo dell'inizio di questa rubrica. Buongiorno. Facciamo tutti i mercoledì, ma oggi abbiamo un ospite d'eccezione, direi. In collegamento con noi c'è il collega giornalista Andrea Scanzi. Benvenuto a Spunti e Spuntini, Andrea. Ciao Ilaria, ciao Gabriele, buongiorno a Teletruria. Grazie. Allora Andrea, sei qua in collegamento con noi perché Gabriele ci ha portato anche proprio il tuo ultimo libro che ho visto stai promuovendo insomma un po' in tutta Italia, si chiama Sfascistoni, quindi direi che dal titolo non ha bisogno di tante altre presentazioni, ecco, però vorrei chiederti perché in questo momento storico hai scelto di dedicarti a questo tema. Perché sono un po' preoccupato, Ilaria, dal, non dico ritorno del fascismo perché sarebbe eccessivo, ma dalla dimenticanza dell'antifascismo. Noi veniamo da una seconda guerra mondiale che ha fatto nascere la Repubblica Italiana. La Repubblica Italiana si fonda sull'antifascismo e noi in questa provincia sappiamo bene cosa sia stato il fascismo e l'antifascismo. E allora quando vedo che ci sono troppi politici locali, regionali, ma addirittura anche in Parlamento nazionale, in Parlamento europeo, che si dimenticano questa componente, che minimizzano l'importanza dell'antifascismo, che fanno il saluto romano, che fanno battutacce antisemite e magari qualche leader ridimensiona questi episodi come se fossero folklore, come se fossero piccole cose, un po' di paura mi viene. Io non dirò mai che sta tornando il fascismo, dico però che nel dubbio è bene ricordare le cose belle che ha fatto questo paese ed è bene magari scrivere un libro come questo, che comincia con una citazione di Sandro Pertini che ci ricorda che il fascismo non è un'opinione ma è un crimine. Ecco, bisognerebbe sempre partire da questa precondizione. Il fascismo è male, l'antifascismo è fondamentale, poi discutiamo di tutto il resto. Ecco Andrea, tra le varie diciamo recensioni che ho letto anche e descrizioni del testo si sottolinea come anche dal tuo punto di vista in Italia sia mancata una sorta di Norimberga, quindi il processo che invece appunto è stato fondamentale nella chiusura, diciamo, possiamo dire così, dell'esperienza nazista. Su questo, ecco, hai basato la struttura del libro. Sì, Ilaria, è un'ottima riflessione la tua. Parte proprio da questa considerazione un po' triste. È incredibile come il tema del fascismo e dell'antifascismo sia ancora divisivo. Questo libro è uscito da 6 giorni e sto vedendo che sta piacendo molto, a giudicare anche dalle vendite, però vedo che i giornali di destra subito scattano sull'attenti e si arrabbiano, e questo mi diverte anche perché fa parte della dinamica giornalistica. Il Libero ti attacca, il Fatto Quotidiano ti applaude, il Giornale ti attacca e via così. Però l'elemento della memoria storica è fondamentale. Io sono fermamente convinto che i tedeschi l'abbiano fatta, la riflessione sui disastri compiuti dal nazismo, hanno ammesso che è stato fatto un disastro, hanno cercato di cambiare radicalmente la loro storia dal 1945 in poi, un po' perché era nella loro attitudine, un po' perché c'è stato il processo di Norimberga, come tu ricordavi. Noi siamo stati molto più sbarazzini, siamo stati molto più tranquilli, tranquilli nel senso di trasformisti, nella maniera peggiore. Basti pensare che il giorno dopo la fine della seconda guerra mondiale, la liberazione, quelli che erano fascisti andavano in giro in Italia a festeggiare la fine del fascismo, magari con la cuccarda rossa, come se fossero stati sempre antifascisti. E questo è un problema: non c'è stato un ricambio politico, non c'è stato un ricambio di giudici, non c'è stato un ricambio di burocrazia. Quelli che erano fascisti nel 1935 nei luoghi del potere lo erano anche nel 1955 nei luoghi del potere. È un tema che è sempre stato caro, per esempio, a Beppe Fenoglio. Beppe Fenoglio ha fatto la resistenza, ha fatto il partigiano prima di essere un grande scrittore, e lui lo diceva sempre: c'è mancata l'epurazione, ma non l'epurazione fisica, per carità, c'è mancata proprio una riflessione coerente e forte e brutale per capire noi quello che abbiamo fatto dal 22 al 45 non lo vogliamo più fare. E secondo me questa mancanza di memoria e questa mancanza di autocritica 70-80 anni dopo la vediamo, perché c'è troppa gente che si vanta quasi di essere fascista, quando lo vorrei ricordare, essere fascisti sarebbe anche reato in questo paese. Ecco, come si sviluppa, Andrea, il tuo libro, anche per chi fosse interessato, ecco, da lettore? È un libro
che somiglia anche ad alcuni miei precedenti nello stile. Io non credo di essere, penso di avere tanti difetti, ma non credo di essere noioso né quando scrivo né quando parlo. Quindi credo che sia un libro anche fluido e divertente, un libro satirico, un libro che utilizza la formula del grottesco. È un libro che elenca una settantina, anche 80 esempi di personaggi politici, che possono far parte della Lega, di Fratelli d'Italia, di Casa Pound, di Forza Nuova, di liste civiche di destra, che hanno compiuto dei gesti secondo me discutibili. Quindi è come se fosse una carrellata di album delle figurine Panini, dove le figurine non sono magari bellissime. Io le racconto con ironia, a volte con rabbia, a volte con tristezza, a volte con sarcasmo. Alla fine però c'è una sorta di chiamata alle armi, una sorta di riflessione finale attraverso la quale io domando a me stesso e ai lettori: e adesso che facciamo? Questa è la politica che non ci piace, penso di poter utilizzare il noi, perché se uno mi compra, magari la pensa più o meno come me. Adesso cosa facciamo? E quindi cerco alla fine di dare dei consigli per uscire da questa impasse democratica, per uscire da questa crisi politica e per dire, magari anche alle prossime elezioni, facciamo sì che non vinca quella destra lì. E sottolineo quella destra lì. Io non ho niente con la destra democratica, non farei mai un libro per fare un nome contro Zaia. Non ho niente contro Zaia, non lo voterei perché ho altre idee, ma Zaia rientra pienamente nell'alveo democratico. Potrei fare tanti altri nomi, Calenda, Fedriga. Quello che mi fa paura è quando c'è una destra che guarda troppo all'estrema destra, e ci sono tanti esempi dentro il libro. Quindi si può dire che non sia d'accordo con me genericamente, ma discutere i fatti, i dati, i numeri e le date che io cito in questo libro, beh, è un po' complicato perché purtroppo è successo tutto, non ho inventato niente io. Bene, allora Andrea, ti tengo in ostaggio per qualche altro minuto. Devo andare un attimo in pubblicità, ma vorrei farti un paio di domande anche sull'attualità, ecco, nazionale, e anche sul tuo lavoro, ecco, sul tuo futuro. A tra poco torniamo sempre con Andrea Scanzi su Spunti e Spuntini.